Viso d'angelo, occhi azzurri, profondi e una voce che ti emoziona fin dal primo istante. Sarà per questo che Jessie Grace Smith ha conquistato tutti al Cantacielo, la prima edizione del Festival della Canzone dell'Anima, vincendo il primo premio della giuria. 15 anni, nata e cresciuta a Gubbio ma per metà americana, Jessie frequenta il Liceo delle Scienze Umane al Mazzatinti, gioca a pallacanestro, ma fin da bambina, sostenuta dalla propria famiglia, coltiva il suo amore per la musica. Inizia con la cantante eugubina Sara Marini, che oggi definisce Jessie un vero talento, con una voce calda e già molto ben strutturata per la sua età. Canto da quando sono piccola e ho sempre amato la musica grazie a mio padre e a mia madre, anche a mia nonna che canta e quindi fino ad oggi ho sempre amato questa passione, ecco, una passione proprio. Jessie mensilmente frequenta l'Accademia Artisti nella sede di Bologna. Qui gli insegnanti le hanno proposto di partecipare al Cantacielo con il brano Per te figlio, scritto da Marcello Marrocchi. La giovane ha deciso di accettare questa inedita sfida ed è partita per la registrazione del festival negli studi di Roma. L'evento, condotto da Enrica Guidi e dal giornalista Leonardo Metalli, ha visto competere gli 8 finalisti prescelti su una folta rosa di candidature. Jessie ha avuto la meglio su tutti. Ora sogna di fare strada nella musica pop e di studiare in America. Intanto, martedì 6 settembre, approderà in seconda serata su Rai 2 con la sua performance. Sono partita alle 7 della mattina e sono arrivata lì a Roma alle 10 nello studio. Abbiamo fatto le prove, quindi ho visto tutti i cantanti con le loro canzoni, tutti i partecipanti, i concorrenti, e quindi è stato anche un po' strano perché è stata la mia prima volta. E poi, dopo finite le prove, sono andata a pranzo e poi dopo pranzo mi hanno truccato e fatto i capelli e poi dopo è iniziata la serata. Io ero la sesta partecipante che si doveva esibire, quindi prima di me ce n'erano altri cinque e quindi ho seguito anche gli altri. C'è stata un po' d'attesa, immagino anche un po' di emozione, tanta forse. Sì, tanta. La tua canzone di che cosa parlava? Allora, la canzone è stata scritta da un personaggio importante e parlava di una madre con un figlio e questo amore per il figlio e che gli ricordava il ragazzo che lei amava, con cui appunto ha fatto il figlio, che era partito e non l'aveva più rivisto. Quindi ogni volta che guardava il figlio negli occhi, lei cantava questa melodia e la dedicava, ecco. Adesso non lo so, continuerò a studiare e poi si vedrà come va. Qual è il tuo sogno però? Il mio sogno è andare in America e studiare là e proseguire questa passione. Bocca al lupo. Crepi.